Oggi si festeggia Santa Martina. Auguri dunque a tutte le Martina, la Vergine martire romana vissuta nel III secolo, alla quale Papa Onorio dedicò una chiesa. Il suo nome dal latino femminile di Martinus significa sacra a Marte. Come si trattiene Cristo? Non certo con le maglie di una rete, ma con i legami dell'amore. Soltanto le corde dello spirito possono stringerlo, soltanto l'affetto del cuore lo può tenere. Se anche tu vuoi trattenere il Cristo, cercalo continuamente. Queste le parole che dedichiamo e che noi consegniamo nella festa di Santa Martina. Spesso lo si trova proprio tra i supplizi e sotto le mani stesse dei persecutori. Questo che vi abbiamo proposto è l'elogio della verginità di Sant'Ambrogio, un elogio applicabile alla Vergine Martina, la cui storia comincia un po' a ritroso, dalla sua tomba, 14 secoli dopo il suo martirio. Le notizie storiche di Santa Martina sono poche. La più antica risale al VI secolo, quando Papa Onorio le dedicò una chiesa nel foro romano. Durante la Controriforma cattolica, nel 1634, Papa Urbano VIII, impegnato sul fronte spirituale, volle restaurare materialmente le più celebri chiese romane. Come sempre succede nei tempi di crisi, il Papa amava proporre e riproporre ai fedeli dei modelli di vita, dei modelli di santità da imitare nel percorso di fede dei cristiani. Avendo trovato tra le rovine di un'antica chiesa romana da restaurare le reliquie appunto della martire, il pontefice ripropose ai romani la devozione verso Santa Martina, fissandone la celebrazione al giorno 30 gennaio e dando solennità alla liturgia che ricorda la martire. Il ritrovamento delle reliquie fu un'occasione per una definitiva sistemazione della santa nel calendario della Chiesa e per inserire la liturgia e le preghiere della sua festa nel breviario romano. Il Papa stesso ne compose l'elogio e gli invitava a onorare la santa dalla vita immacolata, la sua carità esemplare e la coraggiosa testimonianza resa col martirio. Ma chi era in realtà Santa Martina? Chi era questa donna che riemerse quasi improvvisamente e prepotentemente nella devozione popolare, tanto da essere considerata come una delle patrone di Roma dopo tanti secoli di oblio? Ha ragione Piero Bargellini, fa notare che ci sono santi la cui storia è paragonabile al corso dei fiumi carsici, che ad un tratto scompaiono come inghiottiti dal terreno, per ricomparire poi solenni e rigogliosi un po' più lontano. È proprio il caso, per esempio, di Santa Martina, della quale nei secoli si era affievolito il ricordo. Secondo una tradizione, era una diaconessa, figlia di un nobile romano. In gioventù rimase orfana ed ereditò un ricchissimo patrimonio. Arrestata in quanto cristiana e perché faceva aperta professione della sua fede, Martina venne condotta davanti a un tribunale dell'imperatore Alessandro Severo e condannata. Della santa conosciamo quello che la tradizione popolare ha tramandato, poiché è difficile ricostruire l'esatta storia della santa mediante una documentazione. Certo è che Alessandro Severo era tollerante nei confronti dei cristiani, tanto che nell'elenco delle divinità della famiglia imperiale si venerava anche Cristo. Secondo la Passio, Martina venne trascinata davanti alla statua di Apollo e avvenne che questa andò letteralmente in frantumi, provocando un vero terremoto che distrusse il tempio. Il prodigio si ripeté poi con la statua e con il tempio di Artemide. Questi e altri fatti prodigiosi non servirono affatto
a far ricredere i persecutori di Cristo circa l'esistenza del Dio nel quale credono i cristiani, anzi, furono il motivo scatenante della furia omicida dell'imperatore. Questi ordinò dapprima di sottoporre la fanciulla ad ogni genere di torture e poi ordinò la sua morte. La spada pose fine alla sua esistenza, ma il suo sangue andò ad irrorare il fertile terreno della Chiesa che sempre viene fortificata dalla fede dei testimoni di Cristo. Santa Martina viene sempre raffigurata con gli strumenti del martirio e nel momento della sua decapitazione. Con la riforma del calendario romano del 1969, il suo culto è stato limitato alla chiesa locale, che sempre la ricorda, specialmente nel giorno della sua festa, pregando così: «O Dio che allieti la tua chiesa nel ricordo di Santa Martina, vergine e martire, per la sua intercessione e il suo esempio, concedi anche a noi fortezza e purità di spirito per seguire Cristo sulla via della croce». Si invoca Santa Martina per guarire le coliche e noi oggi nel suo giorno, nel giorno della Santa Martire, la Vergine che ha amato il Signore fino a morire, ci rivolgiamo a Cristo con le parole di Bruno Forte. Cristo, immagine radiosa del Padre, principe della pace, che riconcili Dio con l'uomo e l'uomo con Dio, parola eterna divenuta carne e carne divinizzata nell'incontro sponsale, in te soltanto abbracceremo Dio. Tu che ti sei fatto piccolo per lasciarti afferrare dalla sete nella nostra conoscenza e del nostro amore, donaci di cercarti con desiderio, di credere in te nell'oscurità della fede, di aspettarti ancora nell'ardente speranza, di amarti nella libertà e nella gioia del cuore. Fa che non ci lasciamo vincere dalla potenza delle tenebre, sedurre dallo scintillio di ciò che passa. Donaci perciò il tuo spirito, che diventi egli stesso in noi desiderio e fede, speranza e umile amore. Allora ti cercheremo, Signore, nella notte. Vigileremo per te in ogni tempo e i giorni della nostra vita mortale diventeranno come splendida aurora in cui tu verrai, stella chiara del mattino, per essere finalmente per noi il sole che non conosce tramonto. Amen.